C'era sempre ammirazione quando capitava di incontrare Paolo Vinti lungo Corso Vannucci, nella sua Perugia. Nel suo incedere immaginavi la sofferenza, nel suo sorriso scoprivi l'umanità, nelle sue parole declamate sfioravi traiettorie, pensieri da fine intellettuale che tracciavano confini sottili tra la realtà e l'ipotesi, sempre rivoluzionaria, come amava ripetere. Era il 30 novembre quando è scomparso e quel giorno pioveva. Qualcuno ha scritto che il cielo di Perugia ha pianto tutte le lacrime del mondo per salutarlo. Più in basso, una città intera, senza distinzioni, ha riscoperto un'unità come rare volte era accaduto. Nei ricordi, nelle espressioni, nelle sensazioni, nelle quali Paolo Vinti non era soltanto lo sfondo, ma il protagonista. A distanza di 4 mesi, Perugia ha deciso di ritrovarsi al Teatro Pavone, tutta insieme, per ricordarlo ancora, con emozione. Con emozione altissima. Ideatore e voce narrante della serata al Pavone è stato Sergio Piazzoli, uno degli amici storici di Paolo Vinti. Il nostro incontro non può che cominciare da una domanda che apparentemente può sembrare banale, ma che in realtà deve servire a racchiudere, se possibile, un universo. Chi era Paolo Vinti? Un intellettuale, un poeta, un pensatore, un politico? Chi era? Era un po' tutto quello che hai detto. Era la sintesi di quello che hai detto, solo che era questa sintesi lo raffigurava in un personaggio diverso, cioè era un uomo che tutte queste cose che tu hai detto le esprimeva con una passione unica, cioè quando il ragazzo si è alzato dalla platea e ci ha fatto notare che la parola passione non era mai uscita dalle nostre bocche durante, aveva ragione, cioè era una persona che aveva fatto della passione verso tutte queste cose una grande colonna sonora della sua vita. Era un grande leader quando era piccolo, nel senso che lui aveva già un grande carisma già quando era ragazzo. Noi eravamo quasi coetanei, siamo andati a scuola nella stessa identica scuola, che in quel periodo era una scuola particolare, che era l'Istituto Tecnico per Geometri. E anche il suo modo di fare politica ai tempi era diverso. E infatti era una persona che aveva un karma diverso dagli altri e un grande fascino già da allora. Qual era il legame che lo univa a Perugia e ai perugini? Era appunto questo suo modo diverso di confrontarsi con tutti, di comunicare con tutti. Era l'uomo che faceva politica e facendo quasi diventarla un'arte assoluta, proprio. E questo suo modo, questo linguaggio così diretto, così pieno, pregno di umanità, enorme umanità di Paolo, era così talmente forte che piaceva a tutti, ma piaceva anche a quelli che non la pensavano come lui. E lì era la grande forza, cioè Paolo, la grande dimostrazione d'affetto che ha avuto, che si è poi riconosciuta dopo. È l'esempio di questo, cioè voglio dire il fatto che comunque questo ragazzo con questo suo modo di fare era entrato nella pancia di tutti. Paolo Vinti era un intellettuale orgogliosamente comunista, teorizzatore dell'ipotesi rivoluzionaria declamata ovunque, eppure tutti lo hanno pianto e lo ricordano con grandissima emozione. Come ci è riuscito? Tu ti rendi conto in che mondo noi stiamo vivendo in questo ora, no? Cioè, se noi ci guardiamo intorno, sono caduti tutti i parametri di lealtà, di moralità, anche di intelligenza, secondo me. Incontrare Paolo in centro era come bere un bicchiere d'acqua nel deserto, voglio dire, era veramente il raggio di luce, ma per tutti. Cioè, io per esempio ora, ma credo come me e tanti altri, il centro è vuoto, ma è vuoto proprio per questo motivo, perché la presenza di Paolo ti dava veramente questa luce, ma a tutti. Questa era la grande forza sua, cioè era veramente la persona che ti faceva veramente ricollegare con tutto quello che ho detto, che non c'è più. Persona straordinaria che proprio racchiudeva tutto.
diciamo reclamazioni, tesi, ipotesi, sintesi, traiettoria, consistenza, realizzazione, pensiero, idea, programma, teoria, ideologia, rivoluzione, cosmo rosso, cosmo, libertà ed uguaglianza. Ma Paolo indubbiamente ha rappresentato la tipicità della nostra città da un intellettuale libero, comunque con la possibilità di interloquire, con la capacità di interloquire con tutta la città. Lo abbiamo visto sia i giorni del funerale, il giorno del funerale, sia la manifestazione che è stata a lui dedicata da Musical Box e Comune di Perugia al Pavone. C'erano tutti, diverse generazioni. Paolo è stato un ragazzo del movimento del 77, tra i più brillanti che c'erano nella nostra città. È stato un uomo che ha girato il mondo, che è tornato nella nostra città diverso da come è partito, ma ha saputo mantenere quella capacità di lettura dei fenomeni nazionali e internazionali veramente fuori dal comune. Paolo, oltre proprio che l'anima della città in generale, come attivista, come diciamo, come nella sua dimensione pubblica, riusciva a incontrare le persone nella loro individualità, perché c'aveva una fortissima sensibilità e una grandissima memoria, e riusciva quindi attraverso questa sua sensibilità a capire chi c'aveva di fronte, cosa sentiva l'altra persona. Io questo mi sono accorto anche spesso con gli artisti che incontrava di volta in volta prima dei concerti, e ci scambiava pochissime parole. Riusciva facilmente a entrare in empatia con le persone, e cioè aveva una grandissima memoria, e se tu ci parlavi di un argomento oggi e non lo incontravi più, tu probabilmente non ti ricordavi, ma Paolo a distanza di 5, 6, 7 anni si ricordava quello che eravate detti, dove eravate detto, della tua persona. Ha lasciato tanta emozione perché era parte della città stessa, come molti dei commentatori hanno detto, e è riuscito, il giorno del funerale da questo punto di vista è stato veramente impressionante, come una persona abbia potuto riunire un popolo che magari si è perso per strada, ha fatto esperienze politiche diverse, culturali, intellettuali. Paolo le ha riunite sinceramente, c'era un punto di unità. Lo è stato e vorremmo che continui ad esserlo, ecco, senza che questo, diciamo, assuma forme caricaturali, per cui con la famiglia, con Stefano, con Barbara, l'idea di fare un'associazione che possa continuare ad essere quel luogo di incontro libero e di riflessione, che deve avere solo come obiettivo, la capacità di alimentare dibattito culturale e di essere luogo libero. Paolo, nel linguaggio normale, quando parlava, conversava con le persone, si esprimeva senza l'uso di negazioni. Lui ha circa 40 anni ha deciso di espellere dal proprio linguaggio parlato e scritto ogni forma espressiva in negativo, quindi ogni parola come non, mai, né, e comunque ogni, se doveva dire non succederà mai, lui diceva improbabile, usava delle forme, lui diceva ogni negazione che si pone è un limite. Se per aumentare le possibilità umane, delle possibilità di espressive, di ipotizzare un futuro diverso, migliore, bisogna abbattere i limiti.
per abbattere i limiti tu devi immaginare una cosa così come dovrebbe essere, è un futuro, è un'ipotesi, quindi è in costruzione, quindi tu vai a devi andare a ipotizzare quello che dovrebbe essere e non quello che non è. Già io ho usato due negazioni. Noi abbiamo detto la sera scorsa al Pavone che vogliamo dedicargli uno spazio dove si fa cultura, perché Paolo è stato anche un artista, ora si sta anche lavorando a raccogliere tutti i suoi scritti per appunto poterli rileggere. Gli dedicheremo uno degli spazi dell'Estate Perugina davanti all'arena di Palazzo Penna. E poi ci piacerebbe ricordarlo con un gruppo di amici, ne abbiamo cominciato già a parlare. Ci piacerebbe ricordarlo in quella che è la figura che tutti quelli che sono passati per Corso Vannucci hanno chiara in mente. Paolo seduto a un tavolino, che ti riconosce, che ti chiama, che ti saluta con sentimento, che ti dà una parola di incitamento, che lo fa con sincerità, che anche in una situazione, parlo per il sottoscritto, di difficoltà, di un periodo difficile per fare questo mestiere in cui qualsiasi cosa capita è il sindaco, il comune che e così penso che possa valere per altri, questa parola di incoraggiamento di Paolo ci manca, questa sua questo saluto da lontano, questo riconoscerci ci manca un po'. E allora ci è venuto in mente di individuare un luogo dove poter posizionare una scultura con Paolo seduta ad un tavolino, che è il forse diciamo così il ricordo più vivo che ognuno di noi ha e anche il più personale, perché in quel momento riconosceva l'individuo e ti sapeva classificare per quello che facevi, per quello che eri, dal più piccolo al più grande. Se passavo con mio figlio mi salutava compagno sindaco e astronauta, che chiamava i miei figli astronauta. E nelle parole però c'era un significato profondo, anche nel chiamare astronauta mio figlio se lo incontrava in giro, cioè una persona ancora diciamo che si deve formare, che come l'astronauta vuole scoprire il cielo e il mondo. Ecco, niente di banale, nonostante quello che qualche volta si può pensare nelle sue parole, niente di scontato, ma tutto profondo, tutto libero, tutto con emozione. La sua vita, ogni cosa che faceva era attivismo politico. Paolo era attivismo politico anche prendere un aperitivo con un amico, insomma, lui ogni occasione era un momento teso alla rivoluzione mondiale. La prossima ipotesi culturale, maestro, sarà l'ideologia. In altri termini, l'ideologia è la dislocazione dei concetti che permette di governare le traiettorie del soggetto nei confronti della realtà. In altri termini, l'ideologia dice: se questa è la realtà e così evolve, si tratta di agire in questo modo. L'ideologia poi ha un movimento interno, quindi ha un'ipotesi, una tesi, una sintesi. E si tratta, la valutazione personale è che si tratta di analizzare la traiettoria ideologica da quelli che sono i fondamenti. In altri termini, comunismo dice abolizione delle classi, abolizione dello Stato borghese, abolizione del capitalismo, e si tratta di vedere tra questa tesi, la sintesi che è il raggiungimento di questa tesi, a che punto siamo e come è evoluta e come è andata a evolversi la realtà. Paolo era una persona che amava l'arte, come io ho detto in quella serata, amava l'arte nelle sfaccettature più ampie, amava la musica, amava la letteratura, amava il teatro
e faceva della politica un'arte straordinaria, per cui voglio dire, io vedo un qualcosa che potesse in qualche modo collocarsi nella vita culturale della nostra città come una o due giorni in cui venissero in qualche modo raccolte tutte queste forme di cultura che sono legate al nome di Paolo, ma su questo chiaramente chi è che tirerà le fila di tutto quanto sarà Stefano, credo, no? Per cui noi abbiamo messo la nostra esperienza, il nostro piccolo contributo. La serata credo che sia venuta bene perché comunque c'era tampato talmente forte, la figura di Paolo era da tutte le parti, per cui chiaramente io ero, se tu c'eri, straemozionato, mi è stato difficile anche portare avanti la serata, però poi alla fine diciamo il contributo di tutti nel nome di questo straordinario soggetto e personaggio meraviglioso che manca come non pochi, forse in maniera così forte, non era mai successo, penso, a Perugia, debba continuare a portare avanti il suo nome così come lui merita.